Oggi vediamo il funzionamento per una friggitrice a gas Zanussi serie 90. Come prima cosa ricordiamo sempre che l'allaccio di questi macchinari e collaudo devono essere fatti da parte di tecnici specializzati e competenti. Una volta fatti tutti gli allacci andiamo a vedere il funzionamento. Così andiamo sulla manopola più piccola, premiamo e giriamo in senso antiorario e sentiamo un click. E dopo questo click parte la fiamma. Manteniamo premuto, facciamo stabilizzare la fiamma, aspettiamo un attimino e andiamo a mettere sul disegno della fiammella. Qui abbiamo l'altra manopola che sta a indicare i gradi. Possiamo impostare fino a 190, ovviamente. Una volta che la macchina arriva a temperatura, la fiamma riduce la potenza per poi ripartire automaticamente. Adesso vediamo come va avanti il lavoro del macchinario. Allora, vediamo che la macchina continua il suo lavoro. Noi lo proviamo con l'acqua per far vedere l'interno della vasca al cliente. Se vogliamo andare a spegnere la macchina, la manopola sempre più piccola, ripassiamo per il disegno della pilota per poi posizionarlo sul pallino piccolo bianco. Adesso la macchina verrà sanificata, pulita e spedita al cliente con una spedizione tracciata e assicurata. Grazie della visione.